radiofonica.com. Siamo qui con Giuseppe Sterparelli di Alto Tevere Live. Come mai Giuseppe ha deciso di organizzare questo evento dedicato a Demetrio Stratos? Sì, l'abbiamo fatto perché praticamente da alcuni anni ci occupiamo di festival che pongano l'accento sull'aspetto culturale e artistico della musica rock e pop giovanile, perché assolutamente ce lo ha, e abbiamo questa volta aperto anche alla ricerca intellettuale di Demetrio Stratos attraverso però un personaggio naturalmente popolare che è Filippo Timi. Questo è un po' a dimostrazione che le attività culturali possono essere fatte anche con pochi soldi, fondandosi sulla professionalità e naturalmente anche su un interesse della materia da parte appunto delle persone di spettacolo sensibili a questo tema. Lunedì 19 aprile all'Università Pestaniere di Perugia abbiamo qui con noi Patrizio Fariselli, membro storico degli Area. Cosa vede, quali tracce vede, se ne vede degli Area, del lavoro anche introspettivo che facevano gli Area all'epoca nella musica di adesso, nonostante il cambiamento indubbiamente culturale che c'è stato? Sì, no, quello che vedo è che forse il nostro lavoro è servito a stimolare una serietà di lavoro, di ricerca, non accontentarsi del facile talento e di impegnarsi allo studio, perché la nostra musica, anche quando avevamo 20 anni, perché avevo 20 anni, aveva delle basi musicali solide, e questo si ottiene col lavoro, con lo studio e con la ricerca. Area è stato un grande laboratorio, una scuola per tutti noi, anche oltre che una banda di sciagurati che giravano per l'Italia a fare casino. Quindi forse questa è una cosa che anche attraverso il film e la nostra musica si percepisce. Questo quello che mi piacerebbe che passasse come eredità, è la voglia di fare, la curiosità verso quello che non si conosce e un impegno profondo nei confronti della musica e della vita. Perfetto, grazie.